Voi due fatevi strada mentre cerco un modo per penetrare Clovis Bray. Abbiamo già incontrato menti belliche, ma secondo Ikora, Rasputin era intrappolato sulla Terra. Rasputin può operare in molteplici sistemi contemporaneamente. Dunque, ogni volta che l'avanguardia ha provato a parlargli nel cosmodromo... Si trattava solo di frammenti di Rasputin rimasti dal crollo. Ma la sua mente centrale è sempre stata qui. Sono qui. Finalmente. Non posso crederci. Clovis Bray. Sono a casa. L'accesso principale è cifrato. Per fortuna so cosa fare. Credo sia una caratteristica di famiglia. Identificazione personale. Dottoressa Anastasia Bray. Benvenuti nella struttura di ricerca di Clovis Bray su Marte, la famosa culla dell'innovazione. Stiamo vivendo un importante momento storico. Insieme ci batteremo per raggiungere le stelle. Ricordate, voi siete Clovis Bray. E ci siamo. Sembra che il nucleo di Rasputin si trovi in un'altra struttura. Spero non vi dispiaccia un po' d'esplorazione.
struttura è immensa. I Bray sognavano in grande. È una delle poche cose che conosco della mia famiglia. Rilevo un picco di attività dell'alveare. Stanno attaccando il nucleo. Ricevuto. Provo ad accedere ai sistemi di sicurezza. Come va coi sistemi di sicurezza? Ci sto provando, non mollate. Abbiamo guai grossi. Dai, Rasputin! Vienimi un po' incontro! La Valchiria! L'arma di Rasputin! Credo che ci abbia sentiti. Thank you.
sei stata tu? No. Forse ci sta invitando ad entrare. Forse le nostre domande riceveranno finalmente una risposta. Salve, guardiano. Oh, diamine! Che cosa diavolo ti è saltato in mente? Hai una vaga idea di quanto sia pericolosa questa cosa? Cosa stavi facendo a Rasputin? Rasputin è affare dell'avanguardia, Anastasia, non il tuo. Non appartieni a questo luogo. Scusa, prego? Tu appartieni alla città. E invece di startene con i tuoi fratelli e sorelle durante l'attacco di Gaul, eri qui a fare ciò che fai sempre e che non avresti mai dovuto fare. Ho fatto solo ciò che credevo fosse giusto. Sono venuta qui per proteggere l'umanità. Non è forse questo il compito che spetta ai guardiani? Siamo in guerra su molti fronti e ci sono molti modi per combatterla, Zavala. Ascolta. Hai provato a proteggere il mondo, ma hai fallito. Deve esserci un modo migliore. E credi che Rasputin sia la risposta? È dormiente da tempo. Un'arma rotta. Troppo pericolosa da essere lasciata sola e troppo imprevedibile. Potrebbe essere. O magari non ha niente da dire. Ma forse, e dico forse, noi avremmo dovuto chiedergli che cosa stesse cercando. Non ho tempo di riaffrontare tutto questo con te. Non ne hai il diritto. Invece ce l'ho e come. Tu non capisci il profondo legame che ho con Rasputin. Vieni, te lo mostro. Ok. Mi sa che dovremmo concentrarci e capire cosa sta succedendo. Te lo dico io. Rasputin non è l'unico a essersi risvegliato su Marte.